Per dare una speranza, per dare un futuro ai giovani, Maria Rita, all'ambiente, Ernesto, all'innovazione. Non so se voi avete già in mente una vostra stella polare al posto del programmatico. Cavallo di battaglia per ogni Beh, motore. rispondere anche alla domanda di prima, quindi colgo l'occasione e rispondo a entrambi. Allora, sicuramente tra la gente si sente che c'è forte malcontento nei confronti di questa amministrazione, questo è sicuro. Però il dato è forse un po' più complesso, perché in realtà il malcontento è rivolto un po' a 360 gradi su, insomma, chiunque in qualche modo faccia politica. Basti pensare che io, insomma, come sono entrato in politica, a prescindere dalla gente se mi conosceva o non mi conosceva, insomma, bastava che scrivevo qualcosa su Facebook, cose, subito iniziavano commenti, cose, eccetera. Quindi è chiaro che noi ci confrontiamo con una realtà e con una cittadinanza comunque che non ha grande fiducia nei partiti politici. Noi come possiamo invertire questo rapporto? Lo dobbiamo fare parlando con le persone, facendoci vedere in faccia, dicendo le nostre idee e ascoltando loro. E questa è la risposta anche alla domanda di Isabella, io l'avevo già detto prima, in effetti, nella mia introduzione. Io in realtà la mia campagna elettorale l'ho già iniziata, perché io non voglio fare una campagna elettorale. La campagna elettorale per me deve essere un pretesto, ed è un pretesto, per allacciare il rapporto con la cittadinanza, che è questo rapporto che dobbiamo portare avanti, ed è un po' il fulcro un po' del percorso comune che stiamo facendo, perché la convinzione è che non è sufficiente andare a vincere le prossime amministrative, perché dopo aver vinto le amministrative bisogna governare. E le cose che si dovranno fare in questa città sono tante, per farlo bisogna avere anche la condivisione e la partecipazione dei cittadini. Per quanto riguarda, diciamo, dei punti, io te ne posso già dire due, che sono legalità e lavoro, dove il lavoro soprattutto deve essere un'ossessione, rivolto in particolar modo ai giovani che devono trovare qui delle prospettive. Noi dobbiamo essere in grado di creare delle opportunità, non di promettere posti di lavoro, ma creare delle opportunità sfruttando le peculiarità del territorio, dopodiché i giovani sono in grado di mettersi in gioco e di sfruttare queste opportunità. È da qui che dobbiamo partire. Io penso che tra le righe di averlo già detto, proprio partendo anche da quella che è la mia, come dire, personale sensibilità, anche se volete che Ecologia e libertà. Io pensavo, l'ecologia ci sarà sicuramente, la sinistra sicuramente, e la libertà c'è, cioè, tra me. No, io pensavo, anche se forse è troppo ambizioso, non lo so, che la nostra presenza e tutta questa, diciamo, la mia partecipazione, quindi progetti eventuali per il futuro, dovrebbero partire da una cosa che può essere semplice come può essere molto complicata, che è quella di, come dire, restituire un po' di umanità alle relazioni, no, sociali, alle relazioni appunto tra il comune e i cittadini, affinché il comune non sia più quel luogo, come dire, chiuso e impenetrabile come è stato ad esempio in questi anni. E tutto questo attraverso una parola chiave che è quella che mi pare di averla già enunciata, che è quella appunto della partecipazione. Io credo che la trasparenza e la partecipazione siano due argomenti forti di un'amministrazione che realmente voglia essere, come dire, innovativa nelle modalità e nella presentazione alla città. Certo, questo all'interno di una città che dovrà fare della legalità una sua grande bandiera, saprà sicuramente, ma questo lo condividiamo tutti, ecco. Abbiamo fatto anche delle iniziative comuni con il DV, SEL e PD sulla legalità, vogliamo che questo sia un elemento portante. Però accanto a questo, accanto all'idea di una città anche più umana e della solidarietà, noi dobbiamo naturalmente, come dire, tracciare le linee di un modello di sviluppo di questa città. Quali sono i capisaldi, quali sono gli architravi di questa impalcatura? Non possono che essere quelli, secondo me, della valorizzazione dell'ambiente, però non da considerare come una sorta di riserva, no? L'ambiente visto come una riserva, ma l'ambiente come promotore appunto di attività e di produttività. Accanto all'ambiente, guardate, noi abbiamo proprio ultimamente parlato di beni comuni a proposito dell'acqua, per esempio la battaglia sull'acqua sarà una delle primissime battaglie che noi credo vorremmo condurre. C'è un bene comune al quale noi siamo particolarmente legati, a proposito di sinistra, ecologia e libertà. Adriano.